Buonasera a tutti, ci troviamo presso Les Volailles Gibier Fernando e siamo in compagnia dello chef Steve Bruno. Buonasera Steve. Buonasera Silvana. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Donc, Les Volailles Gibier Fernando dans le plateau. Oui. Ah, il y a beaucoup de clients qui viennent depuis très longtemps. Tout à fait, ça fait à peu près 30 ans qu'on est ouvert, donc on a une clientèle d'habitués. Habitués et aussi les nouveaux clients qui ont découvert cet endroit. Tout à fait. Alors, on se prépare pour l'action de grâce. Oui. Donc, on a voulu vous présenter des choses un petit peu différentes pour l'action de grâce. On ne voit pas la dinde traditionnellement farcie. Même au niveau des farces, on a fait quelques petits changements. Donc, ici, nous avons le haut de cuisse de dinde désossé. Que j'ai farci donc avec de la tartufata, de la moutarde, du prosciutto et du provolone. Très bien. Donc la tartufata, c'est un mélange de champignons, de truffes, vous avez un petit peu d'anchois puis de l'huile d'olive. Ok. Un produit qu'on peut utiliser pour plusieurs choses. Non seulement une farce de dinde ou de lapin, mais beaucoup des entrées aussi. Tu disais des hors d'œuvre. Des hors d'œuvre. Effectivement, faut aimer la truffe parce que c'est quand même un goût qui est spécifique. Mais vous pouvez faire des petits croûtons, tartiner un petit peu votre crouton, mettre une tranche de canard fumé, séché. Puis avec en apéritif, c'est très très bon. Ok, donc questo prodotto tartufata è il prodotto che Steve ha usato per farcire anche questo arrosto di tacchino insieme a in questo caso c'è salsiccia, in un altro caso poi tra pochissimo parleremo anche del prosciutto, ma potete anche usare questo prodotto come antipasto e si conserva abbastanza bene. Donc pour conserver ce produit, on voit que c'est un pot qui est quand même assez grand. Oui. Et la date d'échéance est quand même 2021 là. Oui. Donc, mais comment le conserver en frigo pour qu'il reste frais? Pour qu'il reste frais, donc toujours utiliser une cuillère propre quand vous vous servez à l'intérieur pour éviter d'amener d'autres choses qui va finalement contaminer la tartufata. Vous pouvez rajouter juste un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Avec une cuillère, vous pouvez aplatir, mettre de l'huile d'olive. Donc, ça va faire une couche protectrice sur le dessus. Au frais, ça ne bougera pas. Très bien. Donc, ce produit-là, tu l'as utilisé comme on parlait pour la farce. Oui. Et alors, ça, c'est celui avec la saucisse, on a dit. La saucisse, c'est celui-ci. OK. Et ça, c'est avec le prosciutto. Exactement. Alors, décris-nous comment tu as farci. Donc, l'eau de cuisse désossée, ouvert. Vous prenez la tartufata, vous l'étalez sur votre viande crue. Vous mettez vos tranches de prosciutto. Vous mettez un peu d'ail haché, un peu de persil haché et vous mettez après votre provolone au milieu et vous roulez. Vous roulez, vous ficelez pour le tenir au niveau de la cuisson. Et c'est aussi simple que ça. Ok. Et ce produit, donc on peut le commander déjà farci, mais pas cuit. Hein? C'est suggéré de le cuire à la maison. La cuisson, c'est au four. Combien de temps? Au four, c'est 350, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est ça, tout dépend de votre four. Parce qu'entre un four électrique et un four au gaz, c'est pas la même chose. OK. Et alors, on parle de la dinde. Ça, ce sont des rôtis. Donc, on peut les commander en avance, les avoir déjà prêts. Tout à fait. Et choisir. Se volete farcirlo con salsiccia o con prosciutto. Magari potete già dirlo quando telefonate, chiedete a Steve, vorrei un arrosto di tacchino farcito come ho visto al prosciutto oppure con salsiccia. E se quelqu'un n'aime pas les truffes, ils peuvent vous le dire aussi, hein, évidemment, il n'y a pas de truffes. On peut s'en aller sur autre chose, comme ici, où j'ai mis une saucisse de poulet bacon. Ça change un petit peu de la farce. Okay.
Vous n'êtes pas obligé de mettre de la chapelure. Donc, des gens qui ont des allergies au gluten, oui, ça peut être une solution autre. Mm-hmm. Oui, et c'est une farce qui a une autre consistance aussi quand on tranche le rôti. Oui. Hein? Ben, déjà, à l'intérieur, elle va nourrir votre viande. Mm-hmm. Parce qu'en cuisant, bon, ben, le gras va sortir, ça va nourrir l'intérieur et parfumer l'intérieur. Okay. Et votre sauce? La sauce, donc c'est notre sauce que champignons d'Inde. On en a une aussi truffe et foie gras pour les gens qui veulent faire un petit accord aussi. La champignon est vraiment passe-partout. Peut aller avec le poulet, peut aller avec la dinde. C'est pas quelque chose qui a un goût très fort pour très la dinde, prononcé. Très prononcé. Ok, donc. La sauce aussi, on commande, quand on commande notre dinde ou notre rôti de dinde, on vous dit si on veut la sauce. Et, oui. Est-ce qu'elle est congelée ou elle est fraîche? Elle est congelée. OK. Donc là, vous avez juste à la mettre dans une casserole, un petit peu d'eau, tout doucement, donner un coup de fouet et elle est prête. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Parfait. Donc, on a compris qu'il faut quand même commander le rôti de dinde en avance et les dindes. Ceux qui veulent des petites dindes ou des vraiment grosses ou organiques, biologiques, le temps de commander, c'est combien jusqu'à la dernière minute, disons? Vous allez avoir plus de choix une semaine avant. Mm-hmm. Par exemple, si vous voulez une petite dinde, bon, ben, c'est sûr que vous allez avoir plus de choix une semaine avant. Si vous arrivez deux jours avant l'action de grâce, vous allez avoir moins de choix. Absolument. Et ce sont des dindes, même ceux qui ne sont pas biologiques, c'est quand même des dindes qui sont nourries au grain, refroidies à l'air. Donc, comme notre poulet, une très, très bonne qualité de viande. Parfait. Merci beaucoup, Steve. Bienvenue, Silvana. E per tutti voi a casa, quindi, ricordiamo, ordinate in anticipo sia l'arrosto di tacchino che il vostro tacchino. I tacchini più piccoli sono quelli che si vendono prima e quindi, se li volete, ordinate in largo anticipo, anche una settimana prima. Ma se già sapete la grandezza che volete, perché aspettare? Telefonate le volaie Gibier Fernando e potranno metterla da parte per voi. Intanto prendiamo una corta pausa e ritorniamo subito dopo. Ebbene, a questo punto ci siamo, in un angolo speciale ed è degli amici del patronato Inca, insieme a noi la splendida e incredibile Vera Rosati, che andiamo a salutare di nuovo. Benvenuta di nuovo, Vera. Grazie. Incredibile, perché tutti si chiedono, ma dove prendi questa energia, la nostra Vera? Una bellissima comunità quella di Montreal, comunque, sì. Vera, che ha bisogno d'aiuto, ha bisogno di tante informazioni, e so che adesso vengono e ti chiamano da tutte le parti, ma tu avevi già un grande seguito. Sì, siamo sempre a disposizione, anche se non parlano che direttamente che con me o i colleghi in ufficio. Sì. Allora, sono tutti capaci di dare anche delle risposte. Hai un bel gruppo, quindi ognuno. È chiaro che vogliono parlare con Vera, però permettete, è normale che Vera ha... magari ci sono altre persone che ti aiutano e sanno tutto quello che sa, appunto, Vera. Sì. Hai una bella equipe, soddisfatta di queste meravigliose persone che lavorano con te. Sì, adesso abbiamo anche una nuova persona che lavora con noi all'ufficio di Laval. È un uomo. Oh beh. Sì, perché siete Stefano. Tutte donne. Sì, ho visto dalla pubblicità tutte splendide donne. Che adesso abbiamo l'uomo. Anche Stefano. Allora, Stefano, che è a Laval, lì da quasi un mese, è abbastanza bravo. Allora, Vera, Inca conta tre uffici. Quelle di Rivière des Prairies, su Boulevard Gouin, all'angolo della 38. Avenue, quello molto di Laval. Affollato anche lì a Rivière des Prairies. E a Laval? Sì. A Laval, al 108 Belle Rose, accanto Euromarché. Sì, famoso posto. E poi c'è quella storica della Jarry et Fabre. Della Jarry, ovviamente, anche lì lo sappiamo. Sì. Diventa sempre difficile trovare la Vera quando entri, perché è sempre affollata di persone.
e Dio ti benedica per quello che fai e per tutto quello che fate tutti insieme. Allora, oggi parleremo di qualcosa che è molto interessante, perché quando sono andato in Italia quest'anno ho chiesto, mio fratello mi ha detto, sì, vado in pensione. Ma come vai in pensione? Ah, la quota 100. Sì. Spieghiamola questa Allora, quota la 100. quota 100, Sì. perché si chiama che quota 100? È perché il totale in tutto arriva a 100. Età Età 62 anni, sommato. più 38 anni che di contributi, non devono essere per forza contribuzione solo INPS. Allora, se uno ha il minimo di un anno, una settimana in Canada, può aggiungerli con, scusa, un In anno in Italia. Italia, può aggiungerli con i periodi che di residenza in Canada, perché Sì. ogni settimana che di residenza è equivalente a un contributo, che per noi. E devi raggiungere 100. 100. Allora, facciamo un esempio. Io ho 50 anni, devo avere poi Un altro un altro 50 anni, 50 anni di ma che non contributi. puoi. Però se ho 50 anni di età. 62 anni, Sì. posso avere 38 anni di contributi, fa 100. Sì. Ha Questo è quello che mio fratello, adesso abbiamo svelato l'età di mio fatto. fratello. Però è vero, e non necessariamente devono essere 38 anni di lavoro in Italia, possono No. essere una settimana, hai detto, No, un che ne anno, so, una un settimana anno e settimana in Italia, italiana, chiedo e scusa. a differenza in Canada. Sì, a I differenza. criteri per chiedere questa pensione è che al momento della presentazione della domanda la persona deve essere o disoccupata o pensionata, Non che capito. non può essere che sul mercato di lavoro. Interessante questa legge. Sì, è una legge sperimentale, durerà fino al 2021. Allora, chi vuol sapere di più ci può contattare in tutti gli uffici per avere informazioni. Ma chi entra in questa legge che è fino al 2021, no? Sì. Una volta che, insomma, se hai i suoi 100 anni fatti, Sì, tra età età e e contributi. Delle contributi, gli danno la pensione, poi non è che se questa legge se ne va, gliela ritirano, rimane tale e quale. volte sono Spero di delle no. leggi che infatti durano per un tempo fino al 2021 e poi ammettiamo che uno arriva al 2022 già che non può fare più Sì. che Quindi se ha entrate richiesto. in questo spazio siete Sì. fortunati, avete avuto. Però è interessante perché Sì. molta gente forse lo fanno anche per dare spazio ai Ai posti giovani. di lavoro, perché sappiamo benissimo che in Italia, insomma, non è facile. Non è facile, no, per i giovani che soprattutto, allora per chi ha più di 38 anni che di contribuzione, sarebbe anche interessante pensare di andare in pensione prima dei 65 E parliamo anche di pensione anticipata, insomma. Cos'è questa anni. pensione Allora, anticipata? pensioni anticipate si può chiedere prima. Per gli uomini che hanno 42 anni e 10 mesi di contribuzione in tutto, a totalizzazione tra Canada, Quebec e INPS, eppure che possono chiedere a loro un uomo che ha 2 anni, un anno di servizio militare più un anno di contributo, oppure solo un anno che è di servizio militare Sì. e la differenza che dei contributi che contano dalla data che lui è immigrato in Canada, allora lui a 42 anni e 10 mesi può presentare una domanda di pensione. Come lo può fare Capito. una donna con un anno in meno, allora 41 anni e 10 mesi? Ho capito. Sì. Beh, anche questo è Sì. interessante e facilita tanta gente Criterio sempre che non devono lavorare al momento che presentano che questa fa domanda. la domanda, sì. Sì. È chiaro che ci sono ancora tanti altri argomenti che tratteremo in questo spazio, ma comunque credo che è importante ricordare che per altri dettagli avvicinatevi a una delle tre succursali, appunto, negli uffici dell'Inca e non chiedete solo di Vera, perché è vero, Vera è una, ma non può essere, insomma, ci sono tante tue collaboratrici, Sì. adesso abbiamo sentito anche collaboratori che possono Sì. aiutarvi, perché sono tutte persone che ho visto lavorare e capaci di fare quel lavoro veramente con Sì, anima. sono bravissimi. Sono specchio e riflesso di Vera, che sei riuscita a creare una bella squadra, quindi complimenti Grazie. anche per questo. Grazie. Ricordiamo sempre gli orari, Sì, soprattutto per allora, le persone. Rivière des Prairies, Sous-Bois-Valguin, lunedì al venerdì dalle 9 alle 5. Alle 5. Anche a Laval, lunedì al venerdì dalle 9 alle 5. L'ufficio di Jarry è aperto dalle 8 alle 5, da lunedì al venerdì. Diamo un'ora in più perché la mattina che ci troviamo sempre con una Sì. fila che è davanti alla porta. Sì.
È sabato dalle 9 fino all'una, così permette per chi non guida più o chi si fa accompagnare da qualche figlio, sì, che dà questa possibilità. Benissimo. Vera Rosati, ringraziamo di nuovo la tua venuta, come al solito sempre splendida nell'aiutare la gente. Grazie mille. Ebbene sì, questo altro spazio si conclude ed è appunto, ricordiamo, il patronato Inca con Vera Rosati. Rimanete con noi e saremo di ritorno tra poco. Ed è arrivato il momento di parlarne fa bene, Silvana che risponderà alla domanda. Silvana, oggi parleremo di... Autunno. Autunno. Oh sì? Allora, questo è il soggetto del giorno. Allora, è una delle stagioni, la terza stagione dell'anno, è la tua preferita l'autunno? No, sicuramente no. La mia preferita è sempre stata la primavera. La primavera? Anche se adesso è cambiata, è diventata l'estate, perché la primavera... praticamente non ce l'abbiamo più. Qui magari in Canada, ma era la prima Montreal specialmente, sì. Quindi l'autunno, certo che l'autunno arriva con tanti significati. Cosa ti porta questa nuova finestra, diciamo, sulla vita? Diciamo la finestra la dobbiamo lasciare chiusa perché l'autunno è molto più fresco. Ma è comunque è una finestra sulla nostra vita, i pensieri, come ti senti? Comunque, sempre attraverso questa finestra si vedono tanti colori, perché gli alberi, sappiamo, tutte le foglie cambieranno colori e quindi porta tanto colore alla nostra città, alla nostra bella Montreal. Ti porta energia, ti porta... No, la devo cercare. All'autunno devo fare di tutto per continuare la stessa energia dell'estate, diciamo. Sì. Però il lavoro... porta energia, perché c'è una certa motivazione di fare tante altre cose. Sai, diciamo, l'estate si lavora, ma è un ritmo un po' diverso per tanti motivi. L'estate, l'autunno invece ritorniamo con un ritmo molto più accelerato, siamo pronti a fare cambiamenti, a portare novità, quindi l'energia c'è lo stesso. Diciamo che l'estate uno si diverte, no? Perché la vacanza... L'autunno ricomincia il ciclo, no? E si comincia, il ritorno a scuola. Sì, in fondo. Si comincia sempre alla grande, no? Con tante idee, con tanta motivazione. L'autunno per te ti porta delle idee, parlando ti porta delle motivazioni, ti porta. Cos'è che ti porta l'autunno, Silvana? Allora, mi porta appunto motivazioni per il lavoro. Sì. Tante idee. Mi porta anche, diciamo, la positività che devo trasformare. Okay? Sì. La positività d'estate è diversa. Sì. All'autunno bisogna cercarla in posti diversi, in modi diversi. Sì. Magari non si cena più fuori perché fa più fresco, quindi il giardino diventa piuttosto qualcosa che guardiamo dalla finestra. Sì, sì. I fiori cominciano a cambiare, non sono più i fiori d'estate. Allora si trovano modi diversi di approfittare, si esce un po' di meno per quanto mi riguarda, si sta più a casa, si fanno cose in casa, ci si riposa forse un po' di più quando arriva il weekend, perché l'estate non vuoi stare dentro, vuoi fare tutto all'aperto e prende una certa energia. Certo. L'autunno invece cominciamo a riposarci di più quando stiamo in casa. Certo. Questo è positivo. E si dorme un'ora in più. È vero, perché c'è... Questa è positività al massimo già. Silvana, quante ore dorme la notte? Ma si prova sempre le solite 8 ore, per me sono poche, però... Sì. Quindi ne fai di più. Se per tanti un paesaggio spoglio, alberi, no, che si spogliano, che può essere un po' deprimente, per altri invece è... la conferma che il ciclo della vita è quello, niente muore, ma tutto, c'è un ciclo che si trasforma. Ci si riposa. Gli alberi sono in una fase diversa anche per loro.
di vedere gli alberi spogliati, che io ti dico che è una cosa positiva per me, non, no, lo è. Non lo è. Però la mia positività viene, sì, perché la prima neve, sì, sugli alberi che sono spogliati è bellissima, sui rami. Cioè, per quanto mi riguarda, la prima neve è bella, è tutto, è diverso. E quindi questa è la mia positività, che magari quando gli alberi sono spogliati dico sì, però tra poco sarà tutto illuminato dal bianco. Mentre l'inverno sappiamo quello che è, la primavera, eccetera, è pur vero che qui a Montreal, Quebec, Canada, siamo fortunati perché abbiamo un autunno incredibile, tutti ci invidiano, forse perché la bellezza della natura si vede tantissimo. Mm-hmm. Concordi? Ah sì, assolutamente. Ci sono oramai tante crociere, gente che viene da fuori, i turisti vengono appunto in questo periodo per vedere i colori della nostra città, i colori degli alberi che cambiano. Poi un altro modo per rimanere un po' più positiva col cambiamento della stagione, soprattutto quando si cambia all'autunno, che è più fresco, comprarsi qualcosa di nuovo nel guardaroba, sì, no? Magari... Sì, sì. Stivaletti che sono autunnali, non invernali. Sì, organizzarsi. Una giacca un, sì, po' più, meno pesante dell'inverno, però. Okay. E per ultimo, per finire con i 50 mm-hmm. secondi che ci rimangono, cambia la dieta, si mangia di più in autunno che d'estate? Ma si tenta di mangiare non di più, si tenta, il cibo magari è diverso, sì. Perché l'estate, quando fa caldo, appunto, sono le insalate più leggere, però ci sono i gelati che si mangiano di più, quindi sì, credo che, sì, è più o meno uguale. È più o meno uguale. Non si mangiano i gelati quando mm-hmm. fa freddo. Quindi non è che si mangia di più in autunno. Peccato. Per quanto mi riguarda, sì, faccio il possibile per non mangiare di più. Benissimo. Beh, allora, a te e a tutti gli amici che ci seguono, una buona stagione autunnale. Grazie, grazie Silvana. Grazie anche a te. E grazie anche a voi per essere stati dei nostri. Ovviamente segue subito dopo Il Pensiero della Sera e a presto, buonasera a tutti.